Bentornati a TG2 Costume e Società. La stagione non è delle migliori per i cercatori di tartufi e funghi. Vediamo perché con Rossana Vesnaver. Ed ecco i tartufi record di quest'anno battuti all'asta a Grinzane e Cavour nei pressi di Alba. Una bella soddisfazione per chi li raccoglie ma anche per chi li individua. Cani che prendono lezioni all'Università dei Cani da Tartufo. Quindi lo facciamo giocare con il tartufo in questo modo qua. Dai, guarda, sì, guarda qui, sì, dai, porta sì, porta sì. No, no, dammi sì. Ce lo facciamo ridare. Come gioco, poi lo ricompensiamo con le crocchette. Trifole che hanno risentito delle condizioni climatiche degli ultimi mesi come i funghi di superficie. Lungo periodo di siccità i porcini sono praticamente introvabili. Potremmo avere ancora dei porcini, certo è molto difficile perché la temperatura potrebbe anche calare di colpo oppure venire il vento forte e in quest'anno veramente la stagione sarebbe saltata. Tempo bizzarro che ha fatto sì che difficilmente si riconoscano specie mortali. Ad esempio questa è una manita falloide che di solito si presenta in questo modo. Attenzione, con la manita virosa e la verna fa parte della cosiddetta triade mortale. 40 grammi di questo fungo, della manita falloide, possono portare a morte una persona sana. Per raccogliere funghi si deve seguire un corso ed essere muniti di un tesserino di autorizzazione alla raccolta. Chi viene pizzicato senza rischia multe salatissime. Improvvisarsi esperto è tutt'altro che salutare. Riuscite a distinguere quale in questo piatto è il fungo commestibile e quale è il velenoso? Appartengono alla stessa specie, sono amanite, ma è il genere che fa l'abissale differenza. Uno è la lucinogena Amanita muscaria, con cui una volta e non a caso si produceva il moschicida. Il fungo di Biancaneve si chiama. Purtroppo questo ha perduto la caratteristica delle verrughe sul cappello, che erano un tempo bianche, come le vediamo in quella fotografia, ma adesso sono sbiadite, quindi non si riconosce molto bene. L'altro è l'ovolo buono. Più ricercato e il più costoso che esiste, questa è l'Amanita cesarea. L'Amanita è il fungo dei Cesari, lo dice il nome stesso, è il più prelibato che esiste. Il porcino lo troviamo al mercato a 30 euro, questo come minimo lo troviamo a 60 se non 70. Nella raccolta dei funghi non va mai usato il coltello. Non si può rischiare di raccogliere una manita che alla base del gambo ha una volva e confonderla con un prataiolo che alla base del gambo, quindi sotto il terreno, non ha niente. Volva o velo che vediamo nella manita panterina, fungo tossico. Mai riporre funghi in contenitori chiusi perché le spore rimangono intrappolate e mai mescolare quelli commestibili a quelli dubbi. Ci potrebbe essere un pericoloso scambio di parti. Il rischio qui pro quo quando si va a funghi è altissimo. Questo è il periodo di chiodino, ma anche del suo alter ego tossico, lo zolfino. La differenza è chiara sotto il cappello, verdastro per il simil chiodino cattivo, bianco per il chiodino buono. Questo è quello buono, si chiama famigliola buona con l'anello, però anche qui dobbiamo avere un'accortezza perché questo fungo ultimamente dà tanti fastidi per intolleranza soprattutto. E infatti va cotto in un certo modo, funghi pericolosi a effetto ritardato come questo, che agisce dopo una quindicina di giorni dal suo consumo. Altro classico caso di scambio pericoloso, quello tra galletto e fungo dell'olivo. Il buono ha natura, il cattivo lamelle che si schiacciano, oltre a diventare fosforescente e avere un odore pessimo. E ce ne sono di funghi curiosi, quello da cui in antichità si ricavava l'inchiostro. Il fungo che con l'umidità si sposta. La dedalea, perché ha disegni come un labirinto. L'orecchio di Giuda, che però tradisce i buon gustai solo nel gusto, dato che è commestibile ma non sa di niente. E poi il fungo che sembra uno zoccolo. Si chiama il Fomes fomentarius. Perché? Perché è il fungo che una volta usavano per mantenere il fuoco acceso. Tanti funghi che sembrano mangiabili, nel dubbio è meglio farli vedere ai super esperti, presso le aziende sanitarie o i mercati, il consulto è gratuito. Si vuole andare sul sicuro? Si coltivano in casa in balle di paglia preconfezionate riempite di spore. Basta bagnarli, tenerli in una temperatura intorno ai 18-22 gradi, un pochino all'ombra, in cucina sotto un tavolo, lei si tiene questa balla e ogni giorno si taglia i suoi funghi. In
intorno ad un tavolo con un gioco. Molte famiglie a Milano si sono ritrovate così. Vediamo.